azioni che sono spesso riuscire a fare dei progetti così ambiziosi come quelli, ad esempio, che sono dei piani energetici per la riduzione delle emissioni, del piano clima, è difficile, non ci sono tanto le competenze se non in pochi casi, e quindi è un periodo in cui veramente fare proiettarsi in avanti con tutti i problemi che ci sono da gestire nel quotidiano è davvero complicato. Però ci sono delle amministrazioni che hanno capito qual è la sfida in ballo, hanno capito che anche per i cittadini, per la vita quotidiana dei cittadini, sono interventi davvero molto importanti, anche per la pianificazione e la manutenzione, che poi sono quelli che evitano le vere e proprie catastrofi. Quindi in alcuni casi si riesce a ragionare insieme, a fare dei progetti che vadano a guardare oltre il quotidiano, e in questo senso l'aiuto delle imprese che hanno capito che anche dal punto di vista della loro, del loro collegamento del mercato, no? Dell'immagine che danno di se stesse all'esterno, è molto importante il fatto di poi investire in progetti di riqualificazione. Quindi sono aziende che lavorano su se stesse per ridurre i propri impatti e fanno un passo in più, che è quello di venire incontro alle esigenze.